buonasera. Questa sera continuiamo con le presentazioni organizzate dai Premi Internazionali Flaiano e dal Media Museum, ormai presentazioni che vanno avanti da mesi. Chi ci segue sa che abbiamo affrontato tanti temi. Questa sera è una presentazione ancora più interessante, secondo me, perché affrontiamo un tema non semplice, che è quello della poesia. E questa sera presentiamo il libro Ombre di Giorgia Bellitti, pubblicato da Chiare Edizioni, e sarà proprio l'editore Arturo Bernava a presentare il libro. Tu come definiresti questo? Perché insomma, domanda da, sembrerebbe tra virgolette banale da fare all'autrice, però ognuno ha una visione diversa e mi interessa molto quella dell'autrice. Allora, mi collego brevemente anche alla presentazione iniziale, dove si rappresentava la poesia come tra i temi forse più difficili da affrontare. In realtà non mi trovate del tutto d'accordo, perché io sono convinta che la poesia attraversi la vita di ognuno di noi. Questo è un libro di poesie d'amore a tutto tondo nelle sue accezioni, perché mi sono ritrovata a parlare di parole di un rapporto d'amore, mi sono ritrovata a parlare dell'amore per la mia terra che è la Sardegna. Insomma, il libro affronta l'amore in tutte le sue accezioni, probabilmente la più bella è quello incondizionato verso i figli. Un'occasione per parlare di letteratura ma anche di cinema. E Roberto Andò, lei è un autore siciliano, scrittore, regista, sceneggiatore, ha già firmato film importanti come quello di cui abbiamo appena parlato, libri anche che hanno riscosso notevole successo da parte sia del pubblico che della critica, ma stasera parliamo di questo del bambino nascosto. Edito dalla Nave di Teseo. Questo è un libro dal ritmo incalzante, un thriller. Il protagonista è Gabriele Santoro, che è un maestro di musica al conservatorio, che incontra questo, diciamo, questo bambino che era un vicino di casa, che sì, di fatto poi lo sceglierà, sceglierà la casa di Gabriele Santoro, del protagonista, come nascondiglio, perché appunto poi scopriremo essere un bambino comunque ricercato dalla camorra. E quindi io partirei proprio dal collegamento con il cinema, perché quanto, proprio in virtù del ritmo del libro, quanto ha attinto dal suo essere regista, sceneggiatore e regista per scrivere questo libro, Flaiano è stato sceneggiatore. un grandissimo maestro della scrittura e ispirazione per molti film e tra l'altro appunto aveva una capacità di raccontare la realtà senza, diciamo, a servizio del cinema. Io per esempio ho cominciato prima a scrivere, poi a fare film e nonostante questo, penso che c'è una interdipendenza, come diceva lei, cioè è chiaro che il cinema è nella nostra testa di spettatori talmente penetrato, talmente a fondo come linguaggio, che molto spesso in alcuni autori questa, la scrittura, anche se non è cinematografica, diciamo, dà la sensazione anche di un approccio visivo e anche nel ritmo, come diceva. Quindi qui penso che soprattutto si senta come è montato, cioè come narrativamente è montato, un po' come si monta un film. Quindi c'è una serie di scoperte successive che in qualche modo sono dentro il patto implicito di questo romanzo, che appunto fa incontrare due persone che in teoria non si sarebbero dovute incontrare.